Oggi è la undicesima domenica del tempo ordinario. Ecco, tutte le scritture e anche il Vangelo ci dice delle realtà come sempre, molto importanti perché è una realtà che tocca ognuno di noi. E qui fa vedere come sempre nella storia c'è stato il grande contrasto e mai risolto. Contrasto tra Dio e l'uomo. E mancando la completezza, il Signore era sempre stato grande, misericordioso. E ha fatto di tutto perché ogni persona torni a essere persona e torni a essere veramente l'amore di Dio e abbia veramente la carità, ma non è vero. Né la persona è persona, né la fede è fede, né la carità è carità. Quindi leggiamo, perché poi non sono ancora arrivato oggi qui, vorrei pregare, testimoniare la grandiosità di quello che cerchiamo di fare, no? Però per esempio se si arriva in ritardo, vedete che già non possiamo fare. Comunque sono 64 missionari che partono su questa cultura, su questa antropologia, nei vari continenti. Quindi leggiamo adesso la prima scrittura. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni Natan disse a Davide: così dice il Signore, Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Allora, vediamo in questa lettura il grande amore di Gesù al popolo. Però se conoscete un po' la storia del popolo eletto, è un'infedeltà continua e il Signore è la fedeltà continua. Allora anche con Davide è prescelto proprio dal Signore Davide, perché non poteva accettare Saul. E quindi diventa re Davide. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo fosse stato poco, io vi aggiungerei anche di altro. Però Davide, non avendo l'antropologia, attenti, no? Perché noi vogliamo parlare di antropologia. Come anche tutti con noi, quando non entriamo nell'inconscio, non vediamo. Magari è credibile quel che succede anche nei nostri giorni, no? Problemi grossi da ogni parte. Giudizi leggi
Non servono né i giudizi né le leggi. È necessario vedere il problema e risolverlo. E non è assolvendo o condannando, ma vederlo e risolverlo. Perché il male che abbiamo noi è enorme, ma viene da secoli e secoli di mali non visti e non risolti. E anche qui Davide, che è stato fatto re, certo, ed era un grande Davide, dice: perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che male è? Ai suoi occhi, agli occhi di Dio. Tu hai colpito di spada Uria l'ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso. Guardate che disastro di sessualità che aveva Davide. Ammazza il marito per avere la moglie. Ed è sa Davide, ma perché lo fa? Perché non c'aveva antropologia, non capisce cos'è la sessualità. Però quando uno è così, senza antropologia, quindi senza sessualità nell'amore, dice sempre la scrittura: la spada non si allontana mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria. Allora, se conoscete Miserere, Davide veramente si pente, eh? Ho peccato contro il Signore. E la pena, il Signore perdona, non come così, come crediamo, perdona quando meriti perdono. Cioè, perdona quando tu ti converti, torni bambino. E non hai una fede così, c'hai un'autenticità di fede. E c'è un'autenticità di carità, altrimenti non perdona. E quando non c'è un'antropologia è sempre falso. Sia che tu giudichi, sia che tu assolvi, e sia che tu perdoni. Allora, oggi, non mi voglio soffermare, perché è grande Dio. Qui oggi abbiamo 64 missionari laici che hanno questa antropologia, che stanno per partire, alcuni sono già partiti, e per l'India, e per l'Africa, e per il Sud America. Ma stanno partendo non per giudicare o per condannare, o per perdonare. Stanno partendo per testimoniare. Quello che è il valore primario della vita, che è la creazione. Gli uomini, purtroppo, nella storia, non è vero che sono stati con se stessi, con le proprie energie, e che sono stati con Dio, e quindi sono stati con gli altri. Non stanno né con sé, secondo la creazione, né con Dio, né con gli altri. Allora, ci sono problemi, che vengono giudicati, che vengono schematizzati, si fa bene questo, male quello, ma mai risolti. E tutto sto male ci viene sempre addosso. Allora, proprio per la missione, ecco, siccome qui ci sono dei missionari che partono,
abbiamo preparato, Daniela, Anna e il sottoscritto, un video che è la base della creazione. Perché se non partiamo di lì, io l'ho fatto per i missionari, ma anche per gli altri, perché mentre va molto bene questa cosa per le missioni, che abbiamo tante altre cose, come il carisma, l'economia del carisma, i libri. Come va bene per le missioni? Va bene anche qui nelle regioni, no? Perché dove si sta male? Sono qui in Italia. Tutti falsi. Ecco, questo scandalo che è sui giornali in questi giorni, che è lì in Vaticano, con la lobby dei omosessuali, del denaro, tutte queste cose. Ma io, è dal 1976 che gente veniva qui a me e mi diceva che andava a letto col cardinale. Ma io mi dico, ma che caspita, perché non lo vedono? Ma non possono vedere queste cose. Allora mi dicevano, ma perché non risolvono? Non possono. Allora mi incanta Cristo, la misericordia di Cristo. Però siamo chiamati, non ti perdona Dio, se tu non vedi e se tu non risolvi. Troppo facile dire che ti ha perdonato. Difatti i figli di Davide sono tutti inguaiati. E apparentemente Salomone, Assalone, via là. Sembra anche fosse una grande persona, sono poveracci. Stiamo attenti che noi non vogliamo, da questa antropologia, questa missione nostra, è perché non ci siano più poveracci, cominciando dai bambini. Allora vediamo questo video, perché non abbiamo tempo, poi preghiamo se abbiamo tempo. Vedere. We will show la grandiosità della creazione. The greatness of the creation. Quindi vedremo. We will see. Ma vedremo anche. But we will even see che tutte le volte che non c'è rispetto della creazione. That every time there is no respect of the creation. Queste energie non rispettose della creazione. These energies not respectful of the creation. Si fissano. They fix. Sulle sinapsi. On the synapses. Sui dendriti. On the dendrites. E poi passano nel nucleo. And then they pass on nucleus, on the nervous nucleus. E queste fissazioni and these fixation, o condizionamenti or conditioning, ti impediscono prevent you, sempre always, e ti disturbano sempre and always disturb you, e nel rapporto con Dio both in the relation with God, e nel rapporto con te stesso both in the relation with yourself, e nel rapporto con gli altri. Both in the relation with the others. E sempre colpiscono. And it always hurts. La fede. Faith. Il carattere. The character. L'anima. Soul. Il sesso in modo speciale. The sexuality in a special way. I nervi. Nerves. Il corpo. The body. E la mente. And the mind. E finché non vedi che sono inconsce poi tutte queste condizionamenti o fissazioni. And until you don't see that all these fixation and conditionings are unconscious. E finché non le vedi, until you don't see it,
Tu puoi pregare. You can pray. Ti verranno i cancri. You will get cancer. Puoi andare dai medici. You can go to the doctors. Avere le benedizioni. Have blessings. Ma quelle fissazioni. But that fixations. Non spariscono. They will never disappear. Spariscono quando le vedi. They disappear when you see it. E quando, perché non basta vederle. But it's not enough to see it. Vengono sempre dal non amore. They come always from lack of love. E rovinano sempre l'amore. And they always destroy love. E la scrittura dice che quando non c'è amore c'è la morte. And the Holy Scripture says that when love lacks, death is there. E la morte non è la morte, è la non vita. And the death is not the death, but it's lack of life. Allora queste fissazioni, so these fixations, che vedremo, that we will see, si vedono, eh? We can see it. Bisogna scoprirle. We have to discover it. È un impegno personale. And it's a personal commitment. E, ma soprattutto, bisogna risolverle. But moreover, you must solve, we must solve it. Vengono dal non amore. They come from lack of love. Per risolverle, in order to solve it, ci vuole un immenso amore. It's necessary a huge love. Thank you.
Thank you.
Cominciamo a fare una preghiera al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Ecco, ringraziando il Signore, ecco, sono 64, non sono tutti qui, 64 che partono. E partono con questa antropologia che abbiamo visto. Quindi preghiamo la Madonna che ha dentro questa antropologia. Pensate alla Madonna per aver dentro questa antropologia dall'antica Eva quando l'ha persa.
perché ha perso Dio e ha perso la sessualità. E la Madonna, che è piena di grazia, c'è l'anima che magnifica il Signore, c'è il sesso che è immacolato, c'è i nervi e il corpo che non è meno morto di conseguenza, ed è madre di tutti. Quindi andate proprio nel nome del Dio Padre, del Cristo, dello Spirito Santo, e diamo gloria al Padre, come era in principio. E andate proprio nel nome della Madonna. Ecco, noi siamo oblati di Maria Vergine, cioè offerti a Dio, dice il mio fondatore Lanteri, per la salute propria, non Dio. Salute propria è quella, come del bambino, convertiti come bambino, quella della Madonna, e Dio la persona. Per avere proprio santificazione, per avere un rapporto con Dio. Se non c'hai le tue energie, non c'hai nessun rapporto con Dio. Oggi non c'è questa cultura e nessuno c'ha le proprie energie. E quindi vengono fuori leggi, schemi, giudizi, assoluzioni. E si ripete questo diavolo dei secoli, senza mai risolvere. E poi parlano di fede, poi parlano di Dio, e poi parlano di carità. Non possono né avere fede, né avere Dio, né avere se stessi, né avere carità, non può. La cultura è cultura dell'inconscio, del bambino, che non ha niente di mente e niente di leggi. Che c'è soltanto Dio e la persona si può vedere molto meglio. Io ho studiato 4 anni questo bambino. È molto migliore di quel. E qui, meno male, si dice qualche cosa. E quindi preghiamo la Madonna che, per la salute propria, che vi manteniate le vostre energie, punto primo. E poi che manteniate le vostre energie come la Madonna in Dio. Padre, punto secondo. E poi proprio attraverso lo Spirito Santo, che è la creazione, ecco, nasce lo Spirito Santo della Madonna, perché è donna, e nasce il Cristo. Il Cristo che fa fuori i diavoli, perché noi non facciamo fuori i diavoli. È tutto indiavolato, tutto quello che non è antropologico, che non è nella creazione, è indiavolato. Oggi più che mai è tutto indiavolato. Non basta dire che a Santa Sede c'è il gruppo di gay, adesso bisogna far fuori lo yoga, certo. Ma le famiglie che saltano il cancro del 50%, e molte altre cose. O si ritrova una conversione che è culturale, ed è il bambino nella creazione. Dio è la persona, persona è Dio, che non c'è niente della madre, non c'è nessun DNA del padre e la madre. O tutto è vano, io vi auguro questa missione, Perché ringraziando Dio, qui ci sono i Caramoggio, non sono bastardi come noi nel mondo, Qui c'è la presunzione, la ripetizione del diavolo delle cose più bastardi. Non c'è una persona, un bambino che sia bambino. Non c'è una fede che sia una fede, un Dio che sia un Dio. È tutto strano. Non c'è un sesso nell'amore, non c'è. E quindi poi ci sono le separazioni,
e ci sono i cancri e ci sono tutte le preghiere tutte balle. Bisogna prima trovare le proprie energie e testimoniare, bambino, poi pregare. Quelli che pregano coprono, diventano ancora più peccatori. Certo che bisogna pregare, moltissimo pregare. Ma bisogna pregare quando tu vivi contrasti tra io potenziale e io reale. Ma se tu preghi prima, diventi ancora più passivo. Comunque ci vuole tutta una cultura. E qui la missione, voi andate in missione, quindi preghiamo la Madonna, Ave Maria, piena di grazia. Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Adesso nell'ora della nostra. Ma vedete, anche quando noi siamo bambini, l'avete visto, e siamo con Dio, l'avete visto. Se non testimoniamo, se non siamo missionari, se non viviamo, se non trasmettiamo, se non amiamo i nostri fratelli, non abbiamo carità, se non facciamo missione, non è vero. Ecco che qui voi dovete fare missione qua, ma qui, attento a fare missione, sono tutti inguaiati. E non è vero che leggendo i libri o pregando, no, perché qui è proprio, bisogna convertirsi, come bambini, l'avete visto bambino? E questo vi auguro, pregate, andate in India, in Africa, Sud America, in Italia, vedete? Questo video va bene anche per l'Italia, certo. Perché proprio, che capisce qualcosa? Giudizi, assoluzioni, condanne, ma mai risoluzioni. Ah, amici, mai risoluzioni. E il diavolo è sempre lì che ride in faccia e che fa venire i cancri e che ripete le porcate nel nome di Dio. Quindi, ringraziando il Signore, qui abbiamo il frutto di voi missionari, però avete l'occasione vostra, personale, finalmente di far fuori i vostri diavoli, non dico quelli degli altri, i vostri, e ritrovare veramente in voi una sessualità, non una sessualità, cioè la vostra identità. Fuori dal padre, fuori dalla madre. Per questo dice, vedete che capite un po' il Cristo, sono venuto a portare fuoco. E per queste voglie che si accende, per questo sono venuto non a portare la pace, ma la guerra, la spada, perché ci vuole, sono secoli di falsità. E andando lì nella missione, in una testimonianza con questa gente che è meravigliosa, avete la possibilità di trovare voi stessi, punto primo. Di trovare veramente voi stessi come bambini, e voi stessi con Dio, punto secondo. Non le falsità della fede, e non le falsità di questo, quest'altro, di quell'altro, qui, questo, quest'altro, tutte falsità. Si va a cavallo, si va a fare vacanze, è una grande forza la vostra missione. E vedete che è un'opera di Dio, perché è per voi. Ma è per Lui, vuol tornare bambini, capito? Ma per gli altri, siate testimoni, solo testimoni. Per trovare voi stessi, per trovare Dio, e dopo perché anche gli altri trovano se stessi e trovano Dio, vedete che allora Cristo, che è Cristo, va in croce, fa fuori tutti i diavoli che ci sono lì, è incredibile che ci sono, nelle falsità, nella mancanza di antropologia.
e che produce la morte, fa fuori la morte e risorge. Ma non ci converte, ci lascia andare all'inferno, mi pare che siamo tutti in damo dove non convertite all'inferno, no? Perché si ripete sempre la dipendenza? Si ripete sempre la falsità? Si vuole risolvere i diavoli da se stessi, si vuole risolvere i diavoli con le leggi che creano i diavoli stessi. Si vuole risolvere con la maggioranza delle preghiere, che è ancora più diavolo. Allora noi dobbiamo essere testimoni dell'antropologia, che è questa creazione, che è il bambino. E qui avete avuto quest'anno l'esperienza, che è un grande lavoro. Non riuscirono a fare l'adozione. Quando si sono convertiti i bambini hanno fatto l'adozione. Perché soltanto bambino ama il bambino. Adesso naturalmente fate questo, nella missione è immenso. È immenso. Quindi diamo gloria al Padre, al Figlio. Voi capite quando io devo ringraziare il Signore, ma quando tu devo anche ringraziare voi, ma quanto devo ringraziare anche tutti i popoli dell'Africa, dell'India e del Sud America, ma quanto il Signore vuole questa antropologia, siamo già più di 2 milioni, e quanti gli uomini inconsciamente non possono né vedere, né testimoniare. Quindi piano, eh? E voi bisogna vedere e testimoniare. Allora, sentiamo qualcuno, rappresentanti del Sud America, che sta per partire 5 minuti. Io posso solo ringraziare perché... ieri stavo meditando perché mi volevo confessare, e più meditavo più vedevo che la radice del peccato è proprio la mancanza d'antropologia, che nessuno ha peccato perché voleva peccare, ma perché è mancata sempre nei secoli dei secoli l'antropologia, come abbiamo visto, che viene fuori dall'esperienza di Padre Angelo, dalla grazia dello Spirito Santo. Quindi io ringrazio tantissimo per questo dono che abbiamo ricevuto noi, e vi dico che la missione che mi aspetta è grandissima, mai come quest'anno, anche in termini numerici, 1300 famiglie, e questi documenti, questi contenuti del carisma da vivere e proporre, l'economia nel carisma, questo video, i libri di Padre Angelo sono fortissimi, sono nuovissimi. Però mai come quest'anno, proprio grazie all'antropologia, io sento che è Dio che fa la missione e non io, per cui sono tranquillissima. Grazie. Sentiamo un rappresentante dell'Africa. Beh, anch'io veramente ringrazio dal profondo del cuore Dio, ringrazio anche Padre Angelo, che ha accolto veramente lo Spirito Santo e ci ha donato questa antropologia che, come abbiamo visto, poi sembra molto complessa, però è veramente semplice, è veramente dentro ciascuno di noi. E penso che veramente la missione è vivere e sperimentare tutto questo. E anch'io quest'anno, rispetto agli altri anni, mi sento molto più tranquillo, perché sento veramente che poi la missione non... È vero quello che diceva Antonella, non siamo noi a farla, perché Dio c'è e noi siamo chiamati a essere bambini, a cogliere la presenza di Dio che continuamente sta tra noi, arrivare veramente a dare questi grandi contenuti di vita ai bambini, alle famiglie, alle comunità africane, che poi li colgono e li vivono e li sperimentano molto meglio, molto più di noi, insomma. E
E faccio anche una preghiera per l'Italia, perché stanno ho avuto anche l'esperienza nuova, che praticamente ieri stavo incontrando i donatori in Calabria, oggi parto per l'Africa, e ancora di più vedo proprio come la missione fa la stessa. Africa, India, Sud America, Italia, Davide, perché il punto è sempre lì, essere bambini come siamo stati creati, come abbiamo visto nel video, per arrivare poi a far fuori tutti i diavoli con il nuovo potere di Cristo, essere vivi, gioiosi e felici come lo siamo per creazione, insomma, e questo è quello che auguro a me, che auguro a tutti, a chi parte e a chi resta. Grazie. Siamo dall'India. Niente, io mi associo alle parole dette da Davide, Antonella, da tutti. Sento la responsabilità immensa di ciò che Dio ha messo dentro di me, e questo per me mi vorrebbe mettere paura, ma io so che la paura è del diavolo, quindi io sto con Dio, voglio stare con Dio. So che dipende da quanto io riesco a recuperare il mio essere bambino, e la missione in questo è veramente un qualcosa, un'esperienza unica. E io invito tutti voi in qualche modo a entrare nell'idea di poter vivere l'esperienza della missione, che non è partire e andare lì, perché la missione è un qualcosa di quotidiano, è proprio noi come ci poniamo nei confronti degli altri, nella relazione con gli altri, e riscoprire che veramente le energie sono profondamente in noi, non ci serve nessuno, l'aiuto di nessuno. E per tutto questo, per aver capito queste cose, che vi assicuro che per me non è semplice, io ringrazio profondamente Padre Angelo, che per come Padre Angelo è rimasto bambino, c'è un amore da parte sua che mi aiuta a capire qual è l'amore che Dio ci dà ogni giorno, che ci ha dato in quei 30 giorni, e che mi emozionano ogni volta che solo poco poco ci penso. Io ringrazio comunque le preghiere anche di tutti voi, perché noi andiamo, però abbiamo tanto tanto bisogno di sostegno, quindi anche delle vostre preghiere che ci sono, vi assicuro che se ci sono arrivano tutte. Per questo io vi ringrazio. Sentiamo brevemente la testimonianza di due giovani. Ok, no, io ieri stavo ovviamente con Giovanni qua in ufficio a sistemare le cose, e c'era ovviamente una bambina, la figlia di Francesca, che mi ha salutato, mi ha dato un bacio qua enorme, che mi ha succhiato mezzo. Allora, in quel momento ho capito quello che il Signore ci chiama a fare nelle missioni. Infatti ho detto a Giovanni, ho detto, andiamo veramente dobbiamo andare a salvare i bambini, e dobbiamo andare a salvare i bambini che ci abbiamo dentro. E questo è possibile perché, insomma, partendo da questo video che abbiamo visto oggi, c'è un'antropologia che ci permette di non nascondere, di non assolvere, di non colpire, ma veramente di vedere e di risolvere. Quindi, e questo vuol dire diventare bambini, è questo, vuol dire vedere, risolvere quello che abbiamo noi e quello che hanno i fratelli. L'ultima parola al più giovane missionario che va proprio per trovare se stesso. Sono contento perché, a parte il fatto, vabbè, di partire, mi rendo conto che ogni giorno anche qui fare missioni, perché andare in Africa così è magari più facile, invece stare qua a fare missioni qui è veramente, veramente molto più difficile. Quello che veramente auguro, non vedo di tante cose, auguro a ognuno di noi, di voi, di fare missione qui con noi stessi e con gli altri. Sono solo questo. Un altro giovane, ti do un piacere. Vieni.
Io volevo dire una cosa, andrò in Brasile per il secondo anno quest'anno, però quello che dico sempre, quello che ho detto anche l'anno scorso prima di partire alle persone è una cosa che sento molto molto vera. Il lavoro che noi andiamo a fare nelle missioni è cercare di sostenere le famiglie, i bambini, prima di tutto salvare il nostro e poi quelli che troviamo nelle missioni. Però io sento profondamente che questo lavoro qua è incompleto senza tutto un lavoro qua in Italia. Quindi quello che io dico alle persone quando parto è proprio di continuare, perché la missione è proprio uno stato. Quindi vi chiedo profondamente a voi, tutti voi, quest'estate, anche se non andate in missione, di continuare a fare la missione qua in Italia, continuare a promuovere la vita e a continuare a salvare i bambini, perché io sento che se, sono incomplete le due cose staccate, proprio... Una completezza le due cose insieme. Quindi il nostro lavoro non ha senso se non c'è il lavoro qui, se non c'è sostegno delle persone qui, dei bambini qui. Quindi prego Dio veramente che possiamo toccare il nostro bambino, perché solo in questo modo possiamo salvare i bambini nelle missioni e qui in Italia. È veramente, come dice Padre Angelo, è tutto strano qui, quindi abbiamo proprio bisogno. E quindi dal profondo del cuore vi chiedo una grande mano, cioè dobbiamo proprio lottare insieme affinché la cosa sia completa, completa fino in fondo. Grazie. Io sono davvero grato a Dio e grato a te, Padre Angelo, perché su questo, in questo posto ci sono 64 persone diversissime. Ci sono ex bravi e buoni, ex spacciatori, ex perdenti, ex vincenti. Ed è incredibile come, credo, Padre Angelo, tu ci stai dando veramente una grande testimonianza di come andare in missione. Questi sono 54 anni dove tu, radicato profondamente in te stesso, poi in te stesso con Cristo e poi in te stesso con questa antropologia che scoprivi nell'esperienza, di cogliere quel bambino in tutte queste persone diversissime, in tutte le espressioni in cui questo bambino cercava di sopravvivere e continuamente sostenerlo. E quindi penso che questa è la base della missione, e proprio perché andiamo col nostro bambino a cogliere i bambini degli altri, a sostenerli con questa antropologia a venire fuori, e non a scavalcare il nostro bambino, ripetere frasi e giudicare gli altri, magari parlando con i libri di Padre Angelo, e far fuori la vita. Amen. L'Eucaristia che ora è Gesù, che dà il suo corpo e il suo sangue. Il sacrificio, guardate, per far fuori i diavoli vecchi e avere una nuova cultura. Cristo dà il suo corpo, ma non ce l'ha fatta, perché mi pare che il vecchio è proprio presente. E dà il suo sangue, non ce l'ha fatta, aspetta il mio corpo, cioè la mia cultura, il bambino. È il mio sangue che mi mantengo, mando a quel paese tutti, ma non mando a quel paese le mie energie di bambino. E sto io fuori da tutte le culture, come Gesù. Col padre, con la creazione, bambino, e con la madre, la Madonna. Tutto il resto è falso. Quindi vi auguro questa Eucaristia. Per voi, per Dio e per tutte le persone che incontrerete, tutte le parti del mondo. Siccome partono oggi, che sono meravigliosi, queste li preparano la strada a quelli che vanno giù stasera, caro, vogliono... Faccio un canto. Let us praise our Mother Mary. Mother Mary is the only one who has kept our energies healthy. Preghiamo la Vergine Maria, la Madonna è l'unica che ha mantenuto le sue energie sane. Toto Maria Mata, Toto Maria Mata,
Toto Maria Mata, Toto Minai Tererento, Toto Maria Mata, Toto Maria Amata, Toto Minai Tererento. Vieni qua da Toruni a Calacuna. Vieni qua da Toruni a Calacuna. Neni con Toto Mata, Toto Maria Mata, Toto Maria Mata, Toto Maria Mata, Toto Naiterenta, Toto Maria Mata, Toto Maria Mata, Toto Maria Mata, Toto Naiterenta, Neni con Eterni Gesù Cristo. Neni con Toto Mata, Neni con Eterni Gesù Cristo. Neni con Toto Mata, Toto Maria Mata, Toto Maria Mata, Toto Maria Mata, Toto Maria. Viva l'Africa che sa cantare e ballare. Ascolta, Signore, la mia voce. A te io grido. Sei tu il mio aiuto, non respingermi, non abbandonarmi, Dio mia salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ogni Eucaristia è sacrificio di riconciliazione che celebra l'infinita misericordia di Dio. Con questa fiducia chiediamo il perdono della nostra umana fragilità. Signore, che non rifiuti di condividere la mensa con i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, che riveli l'infinita misericordia di Dio a quante riconoscono la propria debolezza, abbi pietà di noi. Signore, che accetti l'offerta di un cuore contrito e penitente, abbi pietà di noi. Buona, buona, uturu mie, buona, 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 buona. Quana uturu mie, quana, 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 quana uturu mie,
Cristo, Cristo, toro mio, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, toro mio, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, toro mio. Buona, buona, toro mio. Buona, 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 buona. Buona, toro mio. Buona. Guana, 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 o toro mio. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Amen. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Insieme preghiamo. O Dio, che non ti stanchi mai di usarci misericordia, donaci un cuore penitente e fedele che sappia corrispondere al tuo amore di Padre, perché diffondiamo lungo le strade del mondo il messaggio evangelico di riconciliazione e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
dal secondo libro di Samuele. In quei giorni Natan disse a Davide: così dice il Signore Dio di Israele, io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'ittita. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. È parola di Dio. Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa, è coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia. Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge. Poiché per le opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. In realtà, mediante la legge, io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque, non rendo vana la grazia di Dio. Infatti, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Parola di Dio. Diamo grazie a te. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia.
Dio ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse per un profeta, saprebbe chi è e di quale genere la donna che lo tocca è una peccatrice. Gesù allora disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace.
In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, della quale erano uscite sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratrice di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. Anche qui, in questo Vangelo, si vede una realtà molto comune ai nostri giorni. Ma ai nostri giorni c'è più la realtà di questo fariseo Simone che la realtà di questa donna, una peccatrice, ma ci sono le peccatrici. Ma ormai anche queste peccatrici non sono come questa donna, hanno perso l'anima, o peccatori. E si giustificano, anzi, siccome la maggioranza dice così, secondo i diritti umani, non è che la persona deve vedere i propri guai e deve risolverli. Basta che ci sia qualcuno. Le leggi, si può fare l'aborto, si può essere omosessuali, o si può vivere del lavoro degli altri. È un'immoralità profonda. E allora quello che ha detto qualcuno qui, che è qui la vera missione, proprio nel giorno in cui parto per le missioni. Ma attenti, non si può fare missione qui, è difficile fare missione qui. È molto più facile fare missione in Africa, in India, non Sud America, che qui. Perché qui è talmente presente la morte, è talmente presente la presunzione, è talmente presente la falsità, è talmente presente la dipendenza, l'ignoranza, che è comune ormai morire di cancro, separarsi, tutte, far tutte preghiere ed essere lì più anticristo che esista. Quindi veramente è qui che c'è bisogno di missione. Ma non è missione, perché la missione sia qui che nel sud del mondo, che anche la missione su se stessi, non è così semplice, ma è semplicissima, però non è semplice. Per far missione devi avere l'esperienza delle tue energie. Ma non puoi avere l'esperienza delle tue energie. Se non sei bambino, bambino, vuol dire bambino che non ha nessun DNA del padre e madre. Per questo sono venuto a portare la guerra e non la pace, perché è un peccato talmente grosso. Che anche se Cristo va in croce e fa fuori la morte e risorge, si ricontenta a stare sugli uomini dei greci, delle leggi dei romani, e poi si vuole che con le leggi, col moralismo, si risolvano i problemi sessuali. È un mondo orribile questo di noi,
E quello che è più orribile è che non possono, attenti, non possono vedere, non possono accorgersi del male. Ripetono proprio dei condizionamenti intrauterini, le falsità degli uomini sugli uomini. Poi basta che siano benedetti o assolti dalla legge o dalla famiglia o dalla falsa spiritualità che si credono a posto. Non è vero, non è vero. Proprio perché credete di essere a posto con i veleni, sarete ancora più fuori posto. Ognuno di noi è chiamato non a morire, ma a vivere. Ma uno di noi muore, se non è vero. Ma ognuno di noi non è vero se non è bambino, come abbiamo visto nel video. Nell'amore che è soltanto Dio, ma non è certo il Dio che mi hanno insegnato, che abbiamo imparato al catechismo. È fuoco Dio, è creazione, è amore. L'unico innamorato continuo, nonostante i diavoli e nonostante tutte le mie dipendenze, è Dio di me. Ma nella cultura corrente non è vero che si trova Dio. Dio lo trovi quando sarai testimone, quando amerai te. Quando sarai vero te, fuori da tuo padre, da tua madre, per questo sono venuto a portare la guerra, la spada, la divisione, chi non sceglie me. Dio è Cristo, che vede come Cristo, che è indipendente come Cristo, che non va dietro gli uomini come Cristo, che sta col Padre come Cristo. Finché uno non è così, non è come il Padre l'ha creato, se non è, è avvelenato e avvelena. E qui nel Vangelo è una meraviglia proprio di questo problema, perché dice Gesù a Simone, questo fariseo, che è tutta forma come tanta gente di oggi, no? Credente o non credente, io non guardo se uno è credente o credente, guardo se è vero o non è vero. Gesù dice a questo fariseo, dice, vedi questa donna, sono entrata in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugate con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con l'olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati. Solo l'amore risolve il peccato. Ma l'amore di questa donna non è l'amore di questo integrato fariseo. L'amore non è quelli che sono sotto le leggi o nelle dipendenze. L'amore è un fatto personale. Questa donna viveva i contrasti personali e cercava Gesù. E Gesù qui nel Vangelo proprio dice, con lui c'erano i dodici. E delle donne che erano state guarite da spiriti cattivi, da infermità. Benedetto Gesù, che non giudica, che non condanna, che non assolve. Lasciate che i bambini facciano quello che vogliono. E Gesù aveva i dodici, ma aveva
tutte queste donne che erano state guarite da spiriti cattivi, da infermità, Maria chiamata Maddalena, nella quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Lazzaro, Susanna e molte altre, che le servirono con i loro beni e non solo con i loro beni. Allora, quando noi ci mettiamo a scoprire le nostre energie e vediamo tutti i condizionamenti inconsci, quella novità inconsci è un'azione tipica del nostro tempo, l'inconscio, ma io ho cambiato l'inconscio, non quello di Freud, eh? Ma sarebbe questo per dire, questo io. Bisogna entrare dentro nella propria vita e non ripetere il diavolo. Vedere il proprio inconscio. E non basta vedere il proprio inconscio, vedere e risolvere, non le risolvi quei diavoli dei secoli, mai visti, mai risolti. Quindi ecco, cose incredibili, quello che succede si ripete, nel nome di Dio. Perché non c'è cultura, non c'è l'inconscio. E parlano di Dio, e parlano... No, zitti! Che tanto la falsità non paga, eh? La vita non si inganna. E allora, vuoi guarire il tuo inconscio? Vedi un pochino, leggi. Io, Benedetti, perché so che molta gente, anche stamattina una persona che è qui, che non manco la conosciamo, e ha un sacco di gente perché ha letto un sacco di volte i libri. E noi di Italia Solidale manco la conosciamo. Cioè c'è qui, ci ho detto, si faccia presente a qualcuno. Perché la falsità ripetuta nei secoli, io sono storico, a me mi pare impossibile, ma è vera. E la mancanza di sessualità nell'amore è vero, la mancanza di fede è vera, e la mancanza di salute è vera. È possibile che siamo così fessi da non vedere tutto questo e non risolvere, perché non basta vedere tutto questo male che viene ancora nell'utero, bisogna anche risolvere. E questo sono contento e ringrazio le comunità che si stanno formando, ma vedete, non è la comunità che risolve, no? È la persona che vede il proprio inconscio, è la persona che vedendo il proprio inconscio ha luce su tutti i propri mali, è la persona che vedendo inconscio la luce crede in Cristo crocifisso, che è l'unico che fa fuori il diavolo, e vuole condividere queste cose, è missionaria, la comunità è missionaria. Se si fanno comunità e tu non vedi, e tu non credi e tu non testimoni, non saranno mai comunità, saranno bastardi gruppi. Come le famiglie non si faranno mai senza questa base. Saranno sempre false o saltate. E meno che meno una civiltà. Quindi preghiamo, e io prego per voi che andate moltissimi, meno male, è una grande gioia. Ma prego perché andiate nella luce, nella fede, perché troviate voi stessi in Dio e sappiate veramente in Cristo essere puliti nell'antropologia e quindi nella carità. Testimoni, testimoni. E ringrazio tutta l'azione che fa di Dio, perché tutti questi missionari hanno anche 600 donatori nelle regioni italiane. E hanno 3 missioni, magari di più, ma 3 missioni.
Allora 600, ogni missione sono 200 famiglie. Allora saranno le 200 famiglie qua con le 200 famiglie là. Ecco l'Eucaristia. E attualmente là sono molto più avanti di noi. Perché là ci sono già 50 famiglie, sono divise le famiglie in comunità che sono 5 famiglie, 10 comunità sono 50 famiglie. Fanno la zona. E la zona adesso là, che ha ricevuto le adozioni, andate a carità, fa le adozioni anche qui in Italia. E fanno le adozioni, sono qui in Italia e negli altri stati, ma non come noi, non le fanno con buona volontà, subito! Non c'hanno il vecchio dentro, sono gioiosi a fare le adozioni. Zona per un'altra zona, contemporaneamente una zona, 10 adozioni a un altro stato, ma subito riceve altre 10 adozioni da un altro stato, vedete? La carità che supera l'economia. E adesso è andata la missione perché ci siano completamente queste zone, completamente queste comunità. E che noi non vogliamo soldi, mai presi soldi. Abbiamo dato 51 milioni di euro ai poveri, mai preso un euro. Ed è vero, questa è la ricchezza. E poi loro restituiranno però tutto a se stessi. Tutto a se stessi. E se non restituisco, perché non facciamo assistenza? Crediamo nel bambino, crediamo nella concreazione, nella corredenzione. E allora devono restituire tutto a se stessi. E allora dopo noi andremo avanti con queste persone mature, che sono missionarie, come ringrazio moltissimo queste grandiose donne che sono qui presenti, di Caramogion, che veramente ci insegnano. E sono le persone, diciamo, proprio nel centro dell'Africa, come i Pokot e come i Turkana. Ringraziamo il Signore che manda a noi questi missionari, che ci ha dato questa grazia nella missione, ma guardate, prima di tutto è su se stessi la missione. E poi è qui tra di noi. Non se interrompete la missione non troverete mai voi stessi, specialmente qui in Italia, mai, nessuno. Perché è tutto balordo. O fai missione e sei testimone, ti mantieni, o non fai missione, non puoi mantenerti, sei vecchio, sei indiavolato, ripetitivo di mali. Quindi preghiamo per i missionari, ma preghiamo anche per quelli che non sono, purtroppo stanno per ammalarsi. E non sono missionari, ecco, questa donna è più missionaria, e ecco perché Gesù dice le prostitute passeranno avanti, di quest'altro che crede essere a posto. Non crediate di essere a posto finché non siete missionari, perché finché non trovate le vostre energie in una sana antropologia, guardate che è difficile, però è facilissimo. E poi veramente la testimoniate. Quindi fate missione là, ma fate missione anche qua. Ecco, per questo dico che anch'io me ne andrò via, la prossima messa qua sarà la prima domenica di settembre. Quindi fate missioni anche tra di voi, vedete, leggete i libri che ti posso dire, per non entrare nel vecchio. Che il Signore ci benedica. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discesa dal cielo.
e per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo e siede a destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita. E procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, Figlio adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, non è per i nostri meriti, ma per l'amore gratuito di Dio che noi siamo salvati. È con questa certezza di fede che osiamo invocare l'aiuto che viene dall'alto per noi, per tutta la Chiesa, per il mondo intero. Diciamo insieme, per la tua misericordia, salvaci, Signore. Io volevo ringraziare anche nella preghiera la grazia, ancora una volta la grazia che Dio ci ha fatto con questa antropologia. Ringrazio per Padre Angelo che ha collaborato con lo Spirito Santo, e senza questa antropologia oggi noi non potremmo andare in missione, neanche avere una fede, perché è tutto inconscio e fino adesso l'inconscio non si conosceva. Quindi ringrazio Dio, prego che lo viviamo fino in fondo, che rafforziamo quello che è già cominciato con i nostri fratelli dell'Africa, dell'India, del Sud America e anche con i volontari donatori. Voglio fare una preghiera per tutti i volontari donatori che in questo momento ci stanno sostenendo molto, sia con le preghiere che con la promozione delle adozioni, che siano benedetti per questo. E poi voglio fare anche una preghiera perché oggi è il compleanno di mio figlio Michele e so che se non sono completa, se non vado in missione continuamente, non amo neanche lui. E quindi offro a mio figlio, a tutti i miei figli, a tutti i figli del mondo il mio cammino, perché è l'unico regalo che posso fare. E io ho tre figli e credo che siano nati solo perché ho incontrato questa antropologia, se no non nascevano manco loro. Quindi che prego per tutti i bambini, per tutti i bambini del mondo che ricevano questa grazia di questa antropologia e siano creature di Dio e ci sia finalmente la Chiesa, per questo prego. È la tua misericordia. Voglio ringraziarti, Signore, per come ci crei nella pienezza, per tutto quello che poni in noi e per come, per la tua misericordia, vuoi che nessuno di noi si perda, nessuno delle tue creature si perda. E ti ringrazio perché al tempo di oggi ci dai la possibilità di non perderci e di non far perdere gli altri, perché c'è un senso profondo che oggi, ai nostri tempi, dai questa illuminazione che non c'è mai stata sull'inconscio come tu l'hai creato, proprio oggi che la gente sta così male, così tante cose da perdonare abbiamo che non è colpa nostra, ma che ci sono nel nostro profondo, che vengono da generazioni. Ci dai una possibilità, grazie al tuo grandissimo servo che è Padre Angelo, che
ti continui a servire fedelmente, non guardando in faccia a nessuno come tuo figlio Cristo. E ti ringrazio perché tutti noi ne godiamo. Da me qui, non so se c'avevo tanto o poco da essere perdonato, però so che dentro tante cose sono cambiate e continuo a incontrare gente meglio di me, magari come questa peccatrice che cosparge, bacia i piedi, cosparge di olio perché valuta Cristo, e le volte io stesso che ho ricevuto magari non lo valuto come potrei, e magari anche tanti di noi qui, magari andiamo anche in missione nelle regioni, non lo so, però so tu conosci profondamente il nostro cuore e ti ringrazio perché ci mandi a calci ad amare, a spogliarci di noi stessi e ad amare nel modo in cui tu vuoi oggi, attraverso questa antropologia, non a giudicare, manco a perdonare, ma a testimoniare quello che abbiamo ricevuto, che tu vuoi la vita di ognuno. Ti ringrazio proprio perché ho la certezza che incontro sempre gente meglio di me, come in questi giorni nella provincia di Salerno o tra qualche giorno quando torno in Africa, e ci chiami ad avere la tua luce, la tua sapienza nel nostro io potenziale, sempre più pulito, e ti ringrazio che ci costringi a pulirci proprio amando. Quindi ti prego per tutti quelli che amano, i volontari donatori, che meraviglia c'è dentro ognuno e come ci chiami a tutelarla. Persone che amano non accettano la morte, la sofferenza, senza manco conoscere tale solidale, poi magari vanno avanti meglio di noi, senza conoscerci, come diceva Padre Angelo. E questi volontari delle nostre famiglie del sud del mondo, in Africa, India, Sud America, che sono ricche di doni in abbondanza nel neurovegetativo e che ci nutrono, ti prego, mentre andiamo, di non essere attaccati al nostro nutrimento, di dare, 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 se no è un disastro. E che amiamo, e mentre amiamo tu ci guarisci. E che amiamo tutti i volontari donatori qui, i bambini, le famiglie, le comunità, questa missione. Amiamo anche Padre Angelo, che penso che meriti un grandissimo rispetto, una grandissima preghiera anche in questo periodo di riposo, si fa per te perché non si riposa mai, e lavora per te, Signore, anche per noi. Ti prego che possiamo meritarci anche i frutti che verranno da questa sua vacanza missionaria. Per questo ti prego, Signore. Anche io voglio aggiungere una breve preghiera per tutti i bambini, perché poi, come abbiamo visto nel video, ogni bambino è creato a immagine e somiglianza di Dio, con questo sigillo di Dio, ma poi incontra tutto il contrario. Stasera parto per l'Africa e so già di incontrare tanti bambini che magari vivono delle sofferenze enormi. Però meditavo prima veramente a quanto è importante vivere e sperimentare questa antropologia qui in Italia, per noi stessi e per tutte le persone. L'altro ieri ho incontrato una famiglia, padre, madre presenti, molto credenti, lavorano, hanno una casa perfetta, molto ordinata, e c'era una bambina di 5 anni che c'ha tutto, c'aveva l'iPad, non so come si chiama, iPhone, cellulare, però c'ha gli attacchi di panico e c'ha 5 anni. Il medico gli ha detto che è stressata come tanti bambini oggi, e la mamma diceva è normale, ce l'hanno tutti. Allora, in Africa la sofferenza dei bambini la vedo, forse in India, in Sud America pure, qui in Italia magari i bambini stanno peggio, ed è pure tutto mascherato da questo finto perbenismo, finto giustificazioni che poi portano alla morte dello spirito, che è anche peggio della morte del corpo. Allora sento veramente di dover pregare Dio per tutti i bambini in Italia, in Africa, in India, in Sud America, affinché possiamo veramente vivere. Per far vivere i bambini dobbiamo essere noi bambini, sperimentando tutte le nostre energie personali in Dio e per la carità. Quindi veramente prego anche che possiamo continuare anche a promuovere le adozioni, perché poi le adozioni significa
arrivare a vivere tutto questo, perché ad esempio sta famiglia, che il bambino che sta male ha fatto un'adozione un mese fa, adesso stanno leggendo i libri e pian piano stanno avendo un minimo di luce, che non basta, però sono partiti dall'adozione e stanno scoprendo che forse il bambino che stanno salvando è loro e la loro figlia a casa. Quindi diamoci una mano veramente, preghiamo affinché possiamo essere tutti missionari, perché i bambini sono missionari e noi siamo tutti bambini. Per questo prego e ringrazio Dio. Signore, ti voglio ringraziare per la tua creazione, per come è perfetta e completa e non ammette niente del diavolo. E ogni suo angolo, in ogni angolo di tutto quello che hai creato c'è solo te e tutto quello che tu hai creato in comunione con te. E ti ringrazio profondamente per questa completezza di antropologia che è venuta fuori da Padre Angelo, che ci fa vedere questo, ci fa sentire questo. E io non sento che sono completa, sento grandi difficoltà di trovarla questa completezza e viverla, però l'antropologia è completa. Allora, quello che io intanto ti ringrazio, perché per tirar fuori questa completezza, che è molto semplice, Padre Angelo ha sopportato e fatto fuori un sacco di diavoli che noi non vedevamo, anche arrivando alla semplificazione di tutta un'azione missionaria nelle regioni e adesso anche nelle missioni, per cui noi partiamo sollevati anche da tutto questo, no? Ma ti chiedo di dare fino in fondo il nostro apporto a questa completezza, perché siamo creati completi e possiamo tornare a questa completezza tornando bambini e testimoniando questo alle persone che recepiscono molto meglio di noi in Africa, in India, in Sud America, e con questa forza tornare qui e aiutare tutto il disastro di sovrapposizioni di diavoli che abbiamo addosso su questa creazione. E ringrazio profondamente Padre Angelo, gli auguro una ripresa in pieno con Dio, fuori da tutti i diavoli e tutte le malattie che gli possono causare le non completezze, e che tutti noi facciamo proprio un'esperienza di essere umili davanti alla pienezza di questa antropologia, davanti alla pienezza di questa antropologia che riporta tutta la creazione, che è incredibile, è perfetta, è completa. E è tutta per noi. Aiutaci a essere in comunione tra noi, in comunione con i donatori, in comunione con queste famiglie, in comunione con tutto il mondo, con tutta la cultura. Mi viene a dire anche col Papa, che è una persona così vicina alla carità e che ha bisogno anche lui di tutta questa, di questa, questo riposo nello spirito, mi viene da dire, perché è tutto un riposo quando abbiamo più luce, quando abbiamo la luce di questa antropologia. Aiutaci ad essere veramente forti, a mettere in croce tutto il male che pian piano viene fuori, man mano che testimoniamo viene fuori, a essere veri testimoni come lo sono i bambini creati da te. Per questo prego. La tua misericordia. Padre buono, tu non ci ripaghi secondo i nostri peccati, ma secondo il tuo amore, che supera ogni merito, esaudisci le nostre suppliche e salvaci per Cristo nostro Signore. Un libro con le loro esperienze.
Pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore, cancella il mio peccato, lavami dalle mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta davanti. Nel tuo amore fai grazia, Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Nel tuo amore fai grazia, a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Per banda di servizio. Lavami. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia ben accetto a Dio Padre onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino dona all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta proclamare le tue grandi opere e viverle come tu l'hai posto in noi. Dio onnipotente ed eterno, veramente nostro Padre, e quando noi ci siamo allontanati da te e siamo andati sugli uomini, perdendo noi, perdendo te, perdendo anche gli uomini, ci ha mandato il Cristo. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha inaugurato i tempi nuovi, soffrendo la passione, ha distrutto il diavolo che produce la morte e i nostri peccati. Se noi crediamo e siamo testimoni come lui del Padre, nello Spirito Santo, per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo è santo, santo è santo, santo è santo, è santo. Santo è santo, santo è santo, Yahweh Sabaoth. Santo è santo, santo è santo, santo è santo, è santo. Santo è santo, santo è santo, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. I cieli e la terra sono pieni di te. I cieli e la terra sono pieni di te. Osanna nelle altezze, Osanna. Osanna nelle altezze, Osanna. Santo è santo, santo è santo, santo è santo, è santo. Santo, santo, santo è santo, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto colui che viene
nel nome del Signore. Osanna nelle altezze, Osanna. Osanna nelle altezze, Osanna. Santo è santo, santo è santo, santo, santo è santo, è santo, santo, santo è santo, Yahweh Sabaoth, santo è santo, santo è santo, santo, santo è santo, è santo, santo, santo è santo, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. E gli offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Nella tua luce portami ora per adorarti, mio Signore. Queste mie mani innalzo ancora verso di te e della gloria. Celebrando il memoriale della nascita, morte e resurrezione del tuo Figlio, fa che siamo capaci, Padre, di offrire a te veramente questo pane della vita, questo calice della salvezza, e renderti veramente grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, del tuo popolo diffuso su tutta la terra. Ricordati di bambini, di ogni bambino, e di renderti anche noi bambini. Nella missione qui e nel sud del mondo. Ricordati anche di Michele, che compie il suo 18° anno. Rendici tutti perfetto nell'amore, in unione con nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Matteo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati in speranza della risurrezione. Ricordati di Ennio,
Nando, Rodolfo e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. 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 Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. 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 Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri. E non lasciarci entrare in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutto il vecchio, da tutto quello che non è creazione tua, che non è umano, che non sta nell'amore. Liberaci da queste fissazioni o ripetizioni contro l'uomo, contro Dio, che sono del diavolo. Solo allora saremo liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ricevete lo Spirito Santo, convertici, bei bambini, e donaci unità e pace, secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Ciacutu mai misina ila da muya de Jesu sina we mawakutosha da mizangu kuziosha ciacutu mai misina Ila damu ya de Jesu sina wema wa kutosha dambi zangu kuziosha kwa ke Yesu nasimama tie mwamba ni salama tie mwamba ni salama tie mwamba ni salama kwa ke Yesu nasimama tie mwamba ni salama tie mwamba ni salama tie mwamba ni salama Damu yake na sadaka, na teke me andaima, yote chini ya gisha, wokozi ya tanitosha. Damu yake na sadaka, na teke me andaima, yote chini ya gisha, wokozi ya tanitosha. Chakutu mai misina, ina damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dambi zangu kuziosha. Chakutu mai misina, ina damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama,
Die Wambani Salama, Die Wambani Salama, Die Wambani Salama, Wami Yesunasi Mama, Die Wambani Salama, Die Wambani Salama, Die Wambani Salama, Damu Yakena Sadaka, Nate Kene Andaima, Yote Chini Yakisha, Mokosi Adani Dosha. Da buia che nasce da ca, da te che ne andai mai, io te gini a chiscia, poco sia tani toscia, da tutto mai mi sina, ila da muia di Gesù, sina uemma wapu toscia, dammi zangu guzi oscia, da tutto mai mi sina, Ila da muia che Gesù sina wemma wakutosha dambi zangu kuzi osha wa che Gesù nasi mamma die wambani salama die wambani salama die wambani salama Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di me. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Maria, piena di grazia, modello di ognuno nel proprio cammino, piena di Spirito Santo, madre di Cristo e madre mia. Tu sei la nuova Eva, frutto dell'amore del Padre, fonte di Cristo, dono d'amore, veicolo dell'alleanza di Dio con noi. Sei vergine più che creatura umile, con il tuo sì hai accolto lo Spirito di Dio. Senza di te il Signore non poteva nascere. Vieni, Madre, tra noi. Piena di misericordia, intercedi per ogni tuo figlio,
tramite per arrivare a Cristo. Tu sei vita di ogni vita, luce su ogni errore. Vieni, madre, tra noi, piena di misericordia. Intercedi per ogni tuo figlio. Tu sei il tramite per arrivare a Cristo. Tu sei vita di ogni vita, luce su ogni errore. Maria, cultura di vita, aiutaci a rimanere come te in Dio. Nella volontà d'amore del tuo figlio per noi, liberaci dal maligno, da noi stessi e dal mondo. Essere Eucaristia e sacramento come te. Madre, prega per noi. Maria, piena di grazia, modello di ognuno nel proprio cammino, piena di Spirito Santo, Madre di Cristo e Madre mia. Sei la nuova Eva, frutto dell'amore del Padre, fonte di Cristo, dono d'amore, veicolo dell'alleanza di Dio con noi. Tu sei vergine più che creatura umile, con il tuo sì hai accolto lo Spirito di Dio. Senza di te il Signore non poteva nascere. Vieni, madre, tra noi, piena di misericordia. Intercedi per ogni tuo figlio. Tu sei il tramite per arrivare a Cristo. Madre, prega per noi. Le sono perdonati i suoi peccati perché ha amato molto. Insieme preghiamo. Signore, la partecipazione a questo sacramento, segno della nostra unione con te, edifichi la tua Chiesa nell'unità della pace. Per Cristo nostro Signore. Ecco, diamo la benedizione perché la Chiesa sia edificata dentro di noi, come si è creato, bambino. Attorno a noi, qui,
e tutto nel mondo. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Timori dell'anima mia, aiutami ad aprire le porte all'amore che mi dà. A quello che mi fai nascere dentro, a quello che mi fai arrivare, a tutti quelli intorno a me. Rendici luminosi, luminosi, rendici liberi, rendici fatti e creativi, rendici pieni di grazia. Rendici luminosi, rendici liberi, rendici fatti cadere, rendici pieni di grazia. E dalla fine di un lungo cammino, di un forte rotto dietro le spalle, in cerca della libertà. All'inizio di un nuovo cammino dai sassi di Israele per incontrare te. Rendici luminosi, luminosi, rendici liberi, liberi. Rendici fatti e creativi, rendici pieni di grazia. Rendici luminosi, luminosi, rendici liberi. Rendici fatti e creativi, rendici pieni di grazia. E finalmente nella tua luce un corpo solo lo vedrò, chiuso nel tuo amore. Che la fiamma di ognuno di noi diventi coraggiosa e potente e ci conduca a te. Rendici luminosi, luminosi, rendici liberi, rendici forti e creativi, rendici pieni di grazia. Rendici luminosi, luminosi, rendici liberi, liberi. Rendici fatti creativi, rendici pieni di grazia. Rendici luminosi, rendici liberi. Rendici fatti creativi, rendici pieni di grazia. Rendici luminosi, rendici liberi, rendici fatti creativi, rendici pieni di grazia. Thank you.
questo qua. Questo qui. Questo è buio. Non lo sapevo. Shine.